Teatro degli scontri Quattro Canti a Palermo, dove la manifestazione pacifica organizzata dagli esercenti per esprimere il proprio dissenso nei confronti del provvedimento del governo, si è trasformata in uno scontro con lanci di fumogeni e bombe carta da parte di esponenti dei centri sociali che si erano infiltrati nel mirino anche giornalisti. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Napoli e in altre città, ieri sera a Palermo la troupe con l'inviato Vincenzo Frenda e l'operatore Ninni Farina è stata presa di mira da un gruppo di manifestanti che ha tentato prima di malmenarli e poi di rubare l'attrezzatura con la quale stavano registrando la protesta. Il gruppo di facinorosi è riuscito a portar via il microfono e l'asta. Ancora una volta chi tenta di raccontare ciò che avviene in questo difficile momento diventa bersaglio dei violenti. Noi giornalisti del TG2 non ci faremo intimidire e continueremo a fare il nostro lavoro di servizio pubblico. Così in una nota il comitato di redazione del TG2 racconta quanto accaduto durante la protesta di ieri sera. Un operatore Mediaset è stato stordito da una bomba carta. Nel bilancio dei feriti anche alcuni poliziotti e carabinieri feriti lievemente che in tenuta antisommossa hanno inseguito in direzione di via Roma i manifestanti che al loro passaggio hanno divelto cestini, fioriere, panchine. Sarebbero due i fermati. Un'altra manifestazione è stata organizzata invece dal mondo dell'estrema destra che si è riunito davanti a Palazzo d'Orléans. Forza Nuova, che ha chiamato a raccolte le associazioni di vari commercianti come titolari di palestre Luna Park, ha radunato circa 150 persone dalle 16 che hanno dato vita alla protesta al grido di libertà e lavoro. Una manifestazione pacifica ma con toni molto duri. È stata minacciata la disobbedienza civile se non arriveranno misure più morbide rispetto a quelle che sono state decise nei giorni scorsi. Un piccolo gruppo è stato poi ricevuto alla regione, ha ricevuto parziali rassicurazioni, la situazione in serata è tornata alla normalità. Sulla vicenda è intervenuto poi il sindaco Luca Orlando. Alcuni gruppuscoli isolati che ricorrono ad inaccettabili atti di violenza hanno confermato il senso di responsabilità e la civiltà dei tanti che, pur colpiti da una gravissima crisi sanitaria ed economica, stanno legittimamente protestando in modo civile. Nel dare la mia piena solidarietà alle forze di polizia impegnate, ribadisco che occorre dare risposte a chi sta subendo tale crisi con adeguati e immediati interventi del governo nazionale e della regione, che non possono ignorare le conseguenze sociali ed economiche di provvedimenti pur necessari per contrastare una mortale pandemia.